Telecomando. Oh, sì, voglio solo vedere se è stato switchato. Ok. Ok, perfetto. Avanti e indietro. Ok. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Andrea Giorgi, 18 anni, giovanissimo. Ho avuto questa idea 4 anni fa, quindi quando ancora ero passeggero e non conducente, per fortuna, delle macchine. E vivendo a Roma conosco un problema, come conosceranno tutti, quello dei parcheggi. Andiamo ad analizzare il problema. Allora, abbiamo sicuramente il tempo, che non è dalla nostra parte, perché girando a Roma, o comunque su 4 minuti di tempo di percorrenza, 1 minuto è per la ricerca di parcheggio. Dedichiamo un sacco di tempo alla ricerca di parcheggio, più che per la percorrenza, quindi. Poi c'è un consumo esorbitante di carburante, quindi un costo da sostenere in questo tempo. E il problema quindi è dover diminuire appunto il consumo di carburante. Non sosteniamo l'ambiente, perché il carburante vuol dire maggiori emissioni e maggiore inquinamento. E infine un problema a Roma, come penso in altre città, metropoli come Roma, l'abusivismo. Infatti bisogna puntare al contrasto dell'abusivismo. L'altro giorno, andando in centro a Roma, mi trovo davanti l'abusivo che mi chiede soldi per posteggiare la vettura o comunque per controllarmela. Non trovo giusta questa cosa, fondamentalmente, perché devo essere libero di parcheggiare la mia vettura e non tornare a trovare magari un graffio perché non ho lasciato un euro all'abusivo. La soluzione si chiama Spazio, semplicissimo il nome. E si presenta appunto come un sistema di scambio tra parcheggi e si basa sull'interconnessione tra due utenti, paragonati quindi A e B, che sono acquirente e venditore. Quindi ci sarà uno che offre il proprio spazio e un altro che l'acquista e lo sta cercando. I vantaggi. Cosa bisogna fare? Semplicemente registrare quindi, oltre ai propri dati, quelli della propria macchina, con una targa e il modello. Avremo quindi dei big data, delle dimensioni e delle macchine in questo database. Quando andrò a ricercare il posto, ovviamente mi saranno offerti solamente quei parcheggi che sono compatibili con la mia macchina, quindi avendo una macchina grossa avrò comunque un parcheggio adatto a quelle dimensioni. Successivamente, il tempo è molto prezioso, come sappiamo, quindi andiamo a ridurre il tempo unendo l'offerta alla richiesta. Poi l'azione è semplicissima: vedo l'offerta su questa mappa, prenoto il posto offerto da questa persona che sta uscendo, in un breve tempo cerco di raggiungerlo, come facciamo con Uber ad esempio. Prenoto l'autista, mi dice che sarà da me in 5 minuti, arriva e facciamo questo scambio, mentre con Uber salgo semplicemente sulla macchina. Poi l'affidabilità. Ovviamente è difficile stare in un range così ristretto di regole, potrebbe esserci una persona che arriva prima di quello che ha prenotato il posto e dice: guarda, vorrei parcheggiare, mi esci? Ovviamente quello sta alla descrizione della persona di non uscire e dire no, non sto uscendo. Noi come possiamo contrastare questo problema? Affidandoci appunto alle classiche recensioni, a dei punti, a un punteggio che va a segnare ogni persona che acquista a colui che offre. Poi il guadagno. Ovviamente come mantenere gli utenti sulla piattaforma e viva? Diciamo che l'applicazione gira intorno a dei crediti oppure direttamente con dei soldi. Quindi registrando la propria carta di credito io posso acquistare questo posto, questa comunque offerta del venditore con pochissimi centesimi, andando a far girare la piattaforma in maniera fluida, e quando andrò a rivendere il parcheggio guadagnerò crediti. Se fossi così fortunato da uscire solamente da posti e non dover mai cercarne uno, andrò anche a guadagnare dei soldi. Poi l'ecologia, come abbiamo detto prima, ovviamente aiutandoci con questa applicazione aiutiamo anche l'ambiente, niente di più facile. Poi andiamo a analizzare il mercato velocemente. Abbiamo a Roma 2 milioni di vetture, quindi immaginiamo un mercato vastissimo, e anche a Milano 800.000, quindi un po' di meno. Successivamente, la sosta a Roma a pagamento. Dai dati dell'ATAC, di uno studio del 2006, emerge che nel 2006 c'erano 82.000 posti a pagamento disponibili, con 1.800.000 di auto circolanti sul territorio del comune di Roma, quindi una divergenza pazzesca e non adatti a supportare il numero di auto circolanti. Poi, quanti posti sono realmente liberi? Sempre da questo studio del 2006 dell'ADAC emerge che il 22% è occupato da vetture paganti, il 63% da vetture non paganti, quindi da residenti, e solamente il 15% dei posti resta libero. I competitor. Abbiamo dei competitor: Monkey Parking, che va soprattutto a San Francisco e sta arrivando in Italia, Easy Park, che conosciamo tutti, con il quale possiamo pagare il parcheggio, ma adesso c'è una nuova funzione
con il quale si potrà, attraverso il machine learning, capire dove c'è una media di parcheggi più disponibili, quindi non abbiamo la certezza dello scambio uno a uno, e Anypark che offre sempre un'idea di parcheggio ma non uno scambio diretto come il nostro. Noi infatti offriamo l'offerta di avere uno scambio diretto ed immediato con la certezza appunto del posto che nessuno potrà prendere nel nostro. I prossimi passi saranno quindi la raccolta dei fondi, lo sviluppo, iniziare il progetto di promozione, raccogliere i feedback e giungere a massimizzare la possibilità di accumulo del credito da parte degli utenti e far girare la piattaforma nel migliore dei modi, perché ovviamente senza utenti non c'è mercato e non c'è l'applicazione. Vi ringrazio, sono qui per qualsiasi domanda, è un piacere. Ma posso una cosa in più, ma i soldi per l'imprenditore da dove entrano? Dalla vendita dell'app? Prego, i soldi per l'impresa da dove entrano? Dalla vendita dell'app? È una... L'applicazione dovrebbe essere diffusa gratuitamente, quindi sull'App Store è gratuita. I soldi all'impresa escono da una fee che andiamo ad applicare nella transazione tra venditore ed acquirente, e quindi questa è noi la fee che tratteniamo più tante possibili partnership. Immaginiamo su Roma Enjoy o tanti veicoli come Car2Go, sono già 600 ad esempio quelli Enjoy, si fa una partnership con un'azienda del genere, abbiamo 600 veicoli circolanti con il quale uno si trova sempre a trovare il posto. Nella presentazione non c'era esattamente da dove entrano i soldi, e come si motiva qualcuno a aspettare ancora 10 minuti per l'arrivo del nuovo acquirente del parcheggio? Perché la prossima volta che andrò e sarò in difficoltà aprirò l'applicazione, ho il credito disponibile, ho costo zero, perché in un momento precedente ho aspettato quella persona 5 minuti che non mi sono magari costati niente se ho disponibilità, e la prossima volta parcheggerò diciamo gratuitamente e velocemente. C'è una domanda da parte di Google. Ok, no, in realtà avevo voluto chiedere quello che ti ha chiesto precedentemente, e te ne faccio un'altra, ti faccio una domanda sul team della startup, come è composto e... Sarò molto sincero, questa idea, come ho detto all'inizio, mi è venuta 4 anni fa, avevo 14 anni, ora ne ho 18, quindi non ero ancora un conducente. Sono stato a Milano e sono stato il più giovane sviluppatore Apple in Italia, da lì ho tentato l'approccio in prima persona allo sviluppo, non riuscendo... Mi sono messo con un mio amico che sta qui in platea e voglio ringraziare Francesco, con il quale abbiamo lavorato e cercato di perfezionare il progetto, e poi siamo andati direttamente da terze aziende per andare allo sviluppo, quindi diciamo mi faccio carico dell'idea e dell'impegno. Ma io ti faccio una domanda invece di stampo pratico, velocissimo, un flash. Io cerco parcheggio, metti che voglio fare questo interscambio, lo faccio mentre guido? Quindi è una domanda che mi aspettavo, devo dire, giustamente. Potrei dire che è a descrizione della persona, ho semplicemente imposto un radar sull'applicazione, una funzionalità. Oppure semplicemente aspetti che l'interazione vocale diventi quel che stanno cercando di fare tutti. Quello che stiamo cercando di fare tutti, o semplicemente metto la destinazione quando sarà disponibile, certo, l'applicazione. A quel punto è chiaro. Mi illuminerà con la notifica. La tecnologia vi aiuterà. No, altrimenti freccia a destra, mi accosto e sul telefono. Grazie mille. Grazie. La prossima startup è Sonit. Sì. Nel frattempo un'informazione di servizio. Questa sera dopo gli eventi di Piazza Castello